Trovati a tutti, vi mando un saluto e un ringraziamento per questa importante iniziativa che ci vede sempre più numerosi. Grazie alle amministrazioni comunali che ci ospitano, da Sestri Levante a Lavagna, a Chiavari, a Santa Margherita Ligure fino a Portofino, e alla Regione Liguria e all'Agenzia in Liguria, che nel nostro settore hanno sempre spinto in avanti l'avanguardia delle opportunità, favorendo momenti cruciali di promozione e di supporto alla commercializzazione. Un evento questo di Discover Italy che si sta confermando anno dopo anno in maniera strategica, non solo sul versante del turismo di prossimità, ma anche tra numerose difficoltà verso i mercati esteri. È un tema complesso quello del posizionamento competitivo delle nostre destinazioni italiane sui mercati all'estero, sia per le code della pandemia, che ancora non ci vede in un recupero totale rispetto al 2019, sia per gli attuali conflitti che influenzano negativamente tutto il comparto a livello globale. Nel 2021, infatti, si contano in Italia 264,7 milioni di presenze totali, pari a un recupero del 29,2% sul 2020, ma ancora con un calo del 36,8% sul 2019. Un calo trainato dai flussi internazionali. Il numero dei passeggeri aeroportuali totali in Italia, 80,4 milioni lo scorso anno, è diminuito dal 2019 del 58%, del 70% se guardiamo i flussi degli stranieri, a causa del blocco delle frontiere che ha minato il sistema dei collegamenti aerei, che solo ora si va via via riprendendo con nuove rotte, colpendo proprio quei mercati che da decenni mantengono un rapporto di stabilità verso le mete italiane. Dai mercati nordamericani e sudamericani del turismo di ritorno a quelli asiatici, che recupereremo solo nel 2024. Il turismo interno oggi acquista una luce diversa, rappresentando oltre il 70% della domanda turistica attuale, con una rinnovata modalità di scegliere le destinazioni di vacanza sulla base delle esperienze che solo il nostro paese è in grado di offrire, da quelle del turismo di lusso a quelle enogastronomiche. Al turismo lento che ci consente di vivere con profondità e inclusione sociale i nostri territori, le culture locali e la spiritualità dei luoghi. È un approccio alle nostre offerte di vacanza che oggi attrae per lo più clientela italiana, ma che già rende sui mercati di prossimità in termini di brand, tanto che l'Italia resta tra i paesi di destinazione turistica tra i più ricercati su Google per le vacanze dopo gli Stati Uniti e la Spagna, e fa sì che le stesse imprese di accoglienza stimino per l'estate di quest'anno una buona performance, oltre il 60%, sia tra gli hotel che nell'extra alberghiero. Non ci sono dubbi quindi sulla capacità competitiva del turismo italiano, che grazie alla sempre più operativa collaborazione tra pubblico e privato sta valorizzando i suoi aspetti più attuali di sostenibilità, inclusività e digitalizzazione. Un augurio di buon lavoro a tutti noi.